se voi diceste con questo no alla legge le persone trans, le persone omosessuali, dov'è il nostro diritto di esistere? Noi vogliamo sottolineare in particolare la responsabilità che Italia Viva ha da luglio, quando è stata voltata faccia sulla questione dell'identità di genere. E in pratica Matteo Renzi e i suoi hanno cercato un dialogo con la destra sulla questione dell'identità di genere, per i profani sull'identità in pratica delle persone transgender. Quindi si è cercato di invisibilizzare in questa legge le persone transgender, lavorando sulla questione dell'identità di genere, cercando un dialogo con la destra. Ecco, a nostro avviso questo era inaccettabile ed è inaccettabile soprattutto per un partito che ha come leader la persona che ha approvato le unioni civili. È vero, Monche, ma ha approvato le unioni civili. E ci sentiamo traditi per questo, ovviamente dalla politica tutta. Italia Viva è solo una delle principali responsabili, è inutile citare Lega, Fratelli d'Italia. Anche il PD deve discutere e deve capire con se stesso i problemi che ha. Basti pensare a cosa è successo con la Cirinnà. Anche con la Cirinnà ci sono stati dei senatori, in particolare delle personalità del PD, che hanno in qualche modo cercato di modificare, di affossare la legge, tanto che è passata senza stepchild adoption. Il PD stesso deve farsi due domande, i 5 Stelle che sono ambigui su questo tema da anni ormai. Noi siamo qui perché siamo stanchi e stanche. Stanche e stanche di una politica che non ci ascolta, stanche e stanche di una politica che preferisce giochi di poteri alla vita delle persone. Qua non si sta parlando di dialogare per trovare un accordo politico, qua si sta parlando di persone che vengono discriminate, picchiate, uccise. È questo di cui si parla e noi non ne possiamo più. Siamo qui per questo, siamo qui per dirlo sotto le loro sedi e non sarà l'ultima azione. Mise la fiducia sulla legge per le unioni civili e questo è un fatto che purtroppo immagino nessuno di voi può smentire. Noi adesso passiamo davvero all'azione di dire sotto le loro sedi cosa pensiamo. È finito il tempo del buonismo, uso una parola cara alla destra, però insomma per farmi capire. Questo adesso basta, la misura è veramente colma. Stabilità e sono d'accordo. Ricordo a tutte le votazioni a favore del DDL Zan e siete venuti a dirci che è colpa nostra. L'applausi poi in Senato, lasciatemelo dire, sono state una vergogna, quanto di più avvilente per un Senato di una Repubblica, la Repubblica Italiana, vedere un applauso degno di un salottino TV è stato veramente avvilente, mi ha fatto vergognare di essere italiano e vergognare di pagare le tasse, davvero, uno schifo. Semplicemente che io sono orgoglioso di appartenere a una forza politica che fa le leggi, non